abbiamo preparato un programma molto bello, vario, e abbiamo ampliato anche la superficie dove si svolgerà la manifestazione per far sì che anche le norme sull'assembramento vengano rispettate in maniera migliore. E si comincia il giovedì abbiamo un grande appuntamento con la mototerapia. E per questa iniziativa abbiamo coinvolto anche l'ANMIC di Pesaro, l'associazione invalidi, che ci ha supportato e ci ha aiutato anche per divulgare tutte queste notizie. Oltre a quello avremo poi un collegamento con Misano, con Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Luca Marini, che faranno un saluto a questi ragazzi che parteciperanno a questa iniziativa. Fine serata abbiamo un bello spettacolo, diciamo, di musica e sabbia sullo schermo in piazza. Abbiamo 200 posti a sedere, per cui abbiamo pensato un po' a tutto, anche e soprattutto di rispettare queste norme sul Covid. Il giorno successivo abbiamo due spettacoli di Ivan Iodera, in questo caso fa lo show e non con i ragazzi, diciamo, fa proprio uno show lui col suo staff, e alla sera ci sarà un concerto anni 70-80 con un concerto live con il Revolution di San Giovanni Marignano. Il giorno successivo si apre invece proprio l'iscrizione al MotoGiro, questo lo facciamo in collaborazione con la Terra dei Piloti dei Motori. Si parte la mattina, alle 8:30 cominciano le iscrizioni, 9:30 si parte, sosta Urbino per il pranzo e si rientra alle 17 luglio, quando poi inizieranno gli eventi del pomeriggio. Nel pomeriggio avremo esposizioni, parate, diciamo, di moto d'epoca come il giorno precedente, oltre a quelle di minimoto, perché abbiamo a Tavuglio un gruppo di ragazzi di minimoto che sono una ventina, che anche loro percorreranno le vie del paese. Si finirà con un bel concerto, un tributo agli ABBA. È un appuntamento molto importante, è il settimo anno, quindi è una consuetudine che si rinnova ogni anno con sempre eventi nuovi. Quindi noi come Terra dei Piloti di Motore siamo molto, molto soddisfatti e contenti di partecipare a questo evento che ci ricorda appunto che la nostra regione, la nostra provincia è la Terra dei Piloti di Motore. Quindi questo connubio poi che è stato definito da Comune di Tavuglia con l'ANMIC per fare questa mototerapia ci riempie ancora di più di orgoglio, perché il contributo che diamo andrà finalizzato anche a questa mototerapia. Quindi siamo così, diciamo, doppiamente soddisfatti della partecipazione. Una settima edizione che coincide con l'anno in cui Valentino Rossi ha annunciato il ritiro, ci potrebbe essere ancora più gente proprio per assistere, diciamo, a questa cosa che sa un po' di speciale. Sì, infatti sembra quasi che arriverà più gente del solito. Questo è un po' una percezione, stando anche con il fan club, le telefonate che hanno avuto loro, noi dal comune. Quindi questo è possibile. Non dimentichiamoci però che ci sarà un altro Gran Premio a Misano, che chiaramente è alle porte di Tavuglia, e vedremo cosa succederà anche in quell'occasione. Però molti vorranno essere presenti proprio perché per tributare un saluto a Valentino.